prenderà il via lunedì la seconda edizione della Sagra delle Sagre Cilentane, un evento unico che celebra la ricca tradizione culinaria e culturale del Cilento. La manifestazione si terrà dall'8 al 14 luglio 2024 nel suggestivo bosco di San Felice di Cicerale, offrendo ai visitatori un'esperienza indimenticabile in uno scenario naturale incantevole. L'ingresso all'evento è gratuito, rendendolo accessibile a tutti. Della sagra ci parla uno degli organizzatori, Aldo Olivieri, ai nostri microfoni. Non potevamo non riproporre un evento così importante, devo dire, mi sento dire subito dopo la prima edizione, ormai è diventato un appuntamento dell'estate cilentana. L'obiettivo è sempre stato quello di riunire tutte le sagre del Cilento, infatti i veri protagonisti sono proprio le sagre del nostro territorio e quindi l'obiettivo è quello di promuoverle e quindi fare anche una sorta di programmazione di quelle che saranno poi le sagre durante la stagione estiva, ma soprattutto promuovere il prodotto tipico e l'eccellenza delle nostre sagre. Mi piace ricordare che la sagra non è un semplice evento, ma è un appuntamento in cui una comunità si riunisce proprio per valorizzare il prodotto, ma anche il territorio. Quindi quest'anno abbiamo allungato anche l'appuntamento, sono 7 giorni, dall'8 luglio al 14 di luglio, in una location molto particolare e suggestiva che è il Bosco San Felice di Cicerale, la proprietà della famiglia Liguori. E quindi all'interno di questi 7 giorni non solo si potranno assaggiare le peculiarità del nostro Cilento, ma ci saranno tantissimi artisti che si esibiranno, ci sarà un contest grazie all'aiuto e alla direzione artistica di Lillo De Marco, ci sarà un Sagra Talk seguito da giornalisti e da Francesco Pio Figliola, insomma tantissimi appuntamenti per 7 giorni, un appuntamento da segnare sicuramente in agenda perché all'interno di un unico luogo si potranno conoscere quasi tutte le sagre del Cilento.